Si è svolto a Siderno, presso la sala consiliare del Comune, un incontro con tema centrale la tanto discussa autonomia differenziata. L'incontro stesso è stato organizzato da Italia Viva ed è stato moderato da Pino Varacalli, consigliere comunale di Gerace e membro del Comitato Europeo delle Regioni. A seguire i saluti istituzionali e gli interventi di Maria Teresa Fragomeni, sindaco di Siderno, Anna Rosa Sofia, presidente del coordinamento Italia Viva Siderno, e Nunzia Paese, presidente del coordinamento regionale della Calabria. Per Italia Viva hanno relazionato il professor Vito Pirruccio, presidente dell'Associazione Museo della Scuola ICAR, il professor Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, e il vescovo della diocesi Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva. Relazione conclusiva e conclusione stessa affidata al senatore d'onorevole Enrico Borghi di Italia Viva, che ha chiuso con un lungo e approfondito intervento. Tutti i presenti hanno parlato lungamente di come l'autonomia differenziata rischi di marcare ancora maggiormente la differenza tra nord e sud, creando un'Italia di serie A e serie B tra le diverse regioni. Maggiore autonomia o più solitudine e isolamento per le regioni più deboli? Questo è stato uno dei tanti significativi temi trattati. Il vescovo inoltre ha evidenziato la preoccupazione della Chiesa su questo disegno politico, mostrando il suo dubbio e la sua perplessità. Inoltre, va evidenziato che questa non è solo una battaglia meridionalista, ma una vera e propria questione unitaria del Paese, che rischia di creare una netta spaccatura tra gli italiani stessi. Ha concluso, come abbiamo già annunciato, il senatore Borghi, che abbiamo ai nostri microfoni. Abbiamo ai nostri microfoni il senatore Enrico Borghi. Senatore, un straordinario incontro di importanza fondamentale qui a Siderno, perché si parla di autonomia differenziata per sensibilizzare sia la popolazione ma anche la politica su questo tema. Quanto è importante e perché è importante parlare di autonomia differenziata? Come Italia Viva abbiamo ritenuto, grazie all'iniziativa dei nostri livelli locali e territoriali del partito, di avviare un confronto con la popolazione, sia per spiegare quello che è accaduto al Senato nell'approvazione in prima lettura del disegno di legge proposto dal governo e dalla maggioranza sull'autonomia differenziata, sia soprattutto per spiegare le motivazioni per le quali, dal nostro punto di vista, questo strumento non è adeguato per venire incontro a quella crisi delle istituzioni, dello Stato, che oggi si sta vivendo anche a causa di una compressione duplice tra un iperindividualismo da un lato e la globalizzazione che trasferisce funzioni e poteri verso livelli superiori, in particolare europei, ma non solo, una serie di questioni che in passato venivano gestite dallo Stato. Questo disegno di legge non va bene perché da un lato si impernia su una Costituzione che noi volevamo cambiare e che fa delle 23 materie che possono essere attribuite alle singole regioni una competenza concorrente fra Stato e Regioni, con il rischio di creare guazzabugli, confusioni, ridondanze, più burocrazia, più tasse, più costi per i cittadini e complessivamente una inefficienza del sistema Italia. Si pensi soltanto ad un imprenditore che potrebbe investire in 5 regioni per realizzare un'impresa e si potrebbe trovare davanti a 5 legislazioni diverse contraddittorie fra loro, e quindi con un aumento anche dei costi, delle inefficienze. E dall'altro questo elemento non funziona perché non realizza quella base di perequazione nei confronti dei territori con minore capacità fiscale per abitante, con la determinazione dei cosiddetti LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Cioè si sarebbe dovuto fare esattamente l'opposto, cioè stabilire qual è il costo dei diritti fondamentali dei cittadini, stabilire come lo Stato viene incontro laddove i territori non sono in grado di farcela fiscalmente, e poi solo successivamente definire come questi elementi venivano trasferiti a livello regionale. Si è voluto fare l'opposto sia per motivazione di propaganda politica, sia perché si pensa dopo di rompere questo schema immaginando che ce la possano fare soltanto quelle realtà territoriali che hanno fiscalità tale da potersi mantenere in maniera autonoma le 23 materie, col risultato di trasformare lo Stato soltanto in un luogo che mantiene il debito pubblico e le regioni che non ce la fanno in lande che non saranno più in grado di assicurare i servizi ai loro cittadini. Se pensiamo a quello che sta accadendo per esempio al sud in materia di sanità, ci rendiamo conto che questo, con la emigrazione verso altre realtà, ci rendiamo conto che questo rischia di essere soltanto
l'antipasto di una portata estremamente pericolosa. E anche per questo, perché siamo dell'opinione che si debba fare un'autonomia vera, che parte dai territori, che parte dai comuni, che parte dalle comunità e che metta al centro il tema della solidarietà, non come parola vuota, ma come elemento strutturale della nostra Carta Costituzionale, che siamo venuti oggi nella lotta.